piacere a me. Lo sa cerca che stufisse mancava, che trafasse la finestra e correre ritto ritto quando stai tu a nascosta dreta la montagna per non te favore. Ma roba, riesco lo castiello della fuori, a così pollicicata te possono trovare. Grazie. Yeah.
Perché poi me ne dimentico, volevo ringraziare la ditta Montecalvo che mi ha preparato il palco con Mario Rainone, Carlo Renella e sono stati qui a mia disposizione per completare il palchetto. Poi volevo ringraziare nella sua presenza il presidente della Prologo di Bari, Antonio De Stefano, grazie Antonio della sua presenza e i signori che sono venuti da San Polo Matese, Paolo Angelo Di Petta e l'amico Lorenzo che è venuto da Irola, professor Capozzi di Foggia, poi c'è mio zio Angelo che mi ha aiutato a portare le sedie dell'associazione di Prato, perché le sedie stavano sotto la chiesa, quindi devo ringraziare anche loro. Grazie mille. E voglio ringraziare voi che siete stati qui a sentire, ad ascoltare noi e speriamo che il prossimo anno possiamo fare una cosa migliore e che vuoi fare? La vita è questa e ci dobbiamo dare da fare. Aspetta. Vi volevo dare un'altra notizia perché questo signore qua, vieni qua. Vieni qua, questo è bravissimo. Questo si chiama Antonello Iannotta ed è un percussionista, come si vede. Mi ha promesso che o la prima settimana di settembre o la seconda verrà un venerdì, sabato e domenica per dare un po', fare un po' lezione ai nostri ragazzi per il tamburello. Bravo. Aspetta, non è finito. Questo qui, pure verso le 3 di notte, vai su Facebook e lo trovi in giro su Panti, come quei lupi dell'Abruzzo, no? Perché lui... Ah, cerca moglie. Ah, perciò giro di qua. A Panni mi fa sposato lì. Certo, se è possibile. Perché no? Perché no? Perché no? È anche cacciatore poi, anche, a parte cacciatore... Ma è proprio cacciatore. Lui sta a Rocchetta Volturno. C'è dei genitori splendidi che ci vogliono bene, ogni tanto ci invitano a mangiare il cervo lì. perché lui sta proprio sotto Monte Marrone. Non si può dire. Devi dire qualcosa ai nostri concittadini. Loro stanno in tutto il mondo, vedi che stanno sparsi in tutto il mondo, anche all'Australia. No, una cosa che dico è che Tonino, cioè se è la vostra icona, vi porta come una bandiera enorme, perché Tonino è una cosa eccezionale. Vuoi fare più un applauso a Tonino per ringraziarlo? No, un applauso a Tonino Giuro. Antonio Vigia, ti ricordi quando noi siamo andati a trovarli? Ok, buon proseguimento, adesso finiscono, chiudono con un altro pezzo e vorrei far leggere Lorenzo l'ultima poesia perché questa raccolta è stata presentata un paio di giorni fa al Comune di Panni e io, sapendo che stava questa serata, lo invitai a venire se lui ma è stato bellissimo. Hai fatto bene. Voglio dedicarvi un inno alla vita, si titola Grazie vita. Soldini. Mi hai conficcato 1000 spilli sotto pelle perché rimanessi sveglio davanti alle tue meraviglie. Al sole che accende il giorno e ogni sera lo spegne. Al mare che abbraccia il mondo con il suo orizzonte. Al cielo talmente grande per contenere il mistero immenso. E poi la giostra di colori a primavera, il sangue che ribolle, l'odor di terra, il pianto disperato, mai consolato, il vagito di un neonato,
una preghiera antica e sempre nuova che così cita. Grazie vita. Buonasera.
nostra musica. Poi dopo gli facemmo un saltarello e per loro a quel punto era un brano rock, perché ormai li avevamo catturati. Quindi bisogna sempre avvicinarsi ai giovani per presentargli il nostro passato, magari anche il nostro futuro, ma soprattutto il loro. E quindi alla fine si chiesero anche l'autografo, grazie a Zampogna Rap. Giocatori di andare al bar perché io ho preso una bevuta. Grazie.